Ciao a tutti, in questo video vedremo come risolvere il tanto chiacchierato problema di alimentazione, dovuto al case Nespi visto in qualche mio precedente video. Vedremo poi a seguire alcuni test, eseguiti su Raspberry Pi 3, con e senza overclock, utilizzando tre diversi alimentatori. Vedremo un alimentatore 5 V, da ben 3 A in uscita. Un altro alimentatore con più uscite USB, dove ogni singola porta eroga fino a 2 A. Ed infine, giusto per test, vedremo un classico alimentatore da smartphone 5 V, 2 A. Rimanete qui, per scoprire come si comporteranno con il retro gaming. Come ben sa chi possiede tale case, il problema di undervoltage è molto frequente. L'icona della saetta in alto a destra, indicante per l'appunto un abbassamento di tensione, è praticamente sempre accesa. Sebbene non vi sia nessun overclock, con questo case, l'undervoltage è sempre dietro l'angolo. Ed il sostituire l'alimentatore non risolverà affatto il problema. La situazione, inoltre, si accentua in presenza di overclock. Overclock necessario, se si vuole giocare discretamente a titoli del Nintendo 64, come questo 007 GoldenEye. Situazione veramente impossibile. O lo si sistema, o qui prima o poi qualcosa andrà in mille pezzi. Per risolvere in modo soddisfacente, dovremmo dissaldare un cavetto e sostituirlo con un po' più generoso. E per farlo, avremo bisogno di una forbice da elettricisti, un stagnatore, del stagno, e di una pompetta succhia stagno. Bene, procediamo. Eliminiamo quindi le 6 viti, ed apriamo il case. Ora scolleghiamo la ventolina, l'alimentazione alla Raspberry, la USB, e la prolunga Ethernet. Rimuoviamo quindi l'intera scheda Raspberry Pi. Ed ecco qui la causa del continuo undervoltage di questo case. Case fantastico, ma maledetti cinesi, rovinare tutto per una incompetenza in elettrotecnica, questo proprio no. Ora, per procedere dovremmo svitare le due viti nere, e rimuovere la scheda con la USB, ed il connettore RJ45. Avremmo così accesso alla scheda con i due tasti d'accensione, esportiamo anche questa, assieme alla schedina con il connettore micro USB. Colleghiamo questo microconnettore bianco, e liberiamo l'intero blocco d'alimentazione. Mettiamo quindi tutto da parte, e concentriamoci solo su quest'ultimo. Questa magica modifica risolutiva, consiste nel sostituire questo cavetto chiaramente sottodimensionato. Purtroppo gli AVG sono stampati male, ma sarà sui 26 AVG, o anche peggiore. Quindi scaldiamo per bene lo stagnatore, eliminiamo questi due connettori bianchi, e puliamo alla meglio le quattro piazzole. Guardate come è stato stagnato alla scheda questo connettore, no comment, China quality. Recuperiamo ora un cavetto dal diametro più generoso, l'ideale sarebbero dei cavetti in silicone, come quelli linkati in descrizione al video, più morbidi da maneggiare. In assenza ho sacrificato questa prolunga Molex, ed estratto due cavetti da ben 18 AVG, perfetti. Ora che abbiamo il cavetto, preoccupiamoci di farlo passare per le piazzole pulite poc'anzi, e stagniamo dignitosamente questa alimentazione. Così. Ed il gioco è fatto. Ora, ricomponiamo il tutto. Prima la basetta con le due tasti d'accensione. Poi la basettina con micro USB. Isoliamo con una goccia di colla a caldo queste due stagnature, altrimenti poi toccheranno la Raspberry con possibili cortocircuiti. Sistemiamo leggermente il cavetto appena sostituito, magari con l'aiuto, anche qui, di qualche goccia di colla a caldo. Fissiamo ora anche la basetta con l'AB ed il connettore Ethernet, e preleviamo la Raspberry Pi. Inseriamo la prolunga Ethernet, il cavetto dell'AB USB, ed innestiamo il cavetto di alimentazione ai connettori GPU. Fissiamola dunque in sede mediante le due viti nere. Non ci resta che affiancare la parte superiore del case, connettere la ventolina all'apposito connettore, e richiudere il tutto con le 6 viti. Non dimentichiamoci la micro SD, ed andiamo subito ad effettuare dei test. Qui il dannato micro cavetto, origine di molte saette.
Qui vediamo come l'alimentatore, a cruda 3 A, fornisca una tensione, a vuoto, di 5,28 V. L'alimentatore OK da 2 A, 5,25 V. Mentre il Samsung da 2 A, appena 5,19 V. Dunque, per risolvere l'undervoltage, se non lo si è capito, più che maggiori ampere, serve una tensione a vuoto maggiore. Grazie per aver visto il video fino a qui. Concludendo, possiamo dire che la modifica in questo case è obbligatoria, come pure è obbligatorio utilizzare un alimentatore da 3 A, inutile negarlo. Nei test visti poc'anzi, ho voluto confrontare l'avvio di Recalbox e l'avvio di un gioco che reputo pesante, ossia 007 GoldenEye, prima e dopo la modifica. Durante i test nel prima, il Raspberry era costantemente in undervoltage, perfino con giochi banalissimi, ed un overclock era del tutto impensabile. Dopo la modifica, invece, con l'alimentatore da 3 A, l'icona di undervoltage non si è mai accesa, nemmeno in fase di avvio Recalbox, permettendo tranquillamente di effettuare un overclock, e notando un evidente miglioramento in avvio del sistema, ben 9 secondi più veloce ad avviarsi. Bocciati invece gli altri alimentatori da 2 A. Ora, con modifica eseguita, overclock a 1375 MHz, ed alimentatore da 3 A, i giochi Nintendo 64 vanno una meraviglia. Grazie per la vostra visione, lasciatemi un like se questi test sono stati di vostro gradimento, condividete il video con i vostri amici bisognosi di risolvere questo undervoltage, e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao!